Non poteva mancare un amico dei senza giacca, il portierone della Vispesaro Matteo Tomei. Senti, ma siamo il 14 maggio, tu con questa tenuta sembri uscito dall'Islanda. Ah beh, sicuramente, sembra dicembre, quindi dai, però penso che sia caduto a pennello questa giornata, si è uscito il sole e quindi credo che comunque stia venendo fuori una bella festa e penso che per i tifosi, per tutto, sia veramente una bella serata. Senti, questo gioiellino che tieni in braccio? Questa è Carlotta, ha 6 mesi, è di Pesaro perché è nata proprio qua e quindi di conseguenza è la nuova arrivata della famiglia. Hai qualche anticipazione per il tuo futuro? Sinceramente no, mi piacerebbe dirvelo, ma in questo momento sono disoccupato, sono in scadenza e quindi di conseguenza aspettiamo prima le... Bocche cucite quindi? Purtroppo sì. Purtroppo sì. Se vuoi abbiamo un posto da portiere nella nostra squadra di calcetto, eh? Sicuramente, a me farebbe piacere perché stare con gli amici è sempre bello, quindi calcetto che o qual di si voglia è sempre bello, eh. Grazie Matteo, speriamo veramente di poterti trovare anche il prossimo anno a calcare questo prato. Sicuramente, per me è un piacere, ringrazio voi e grazie veramente dell'amicizia e della vicinanza a noi. Ed ospite anche nella nostra trasmissione. Assolutamente sì, veramente. Ti sei divertito? Mi sono divertito, vi faccio i complimenti, è stata una bellissima trasmissione, quindi complimenti a voi e speriamo di rivederci presto. Soprattutto quel revival scozzese. Ah, pazzesco, guarda, soprattutto quello lì era un po', me l'ero dimenticato, ma poi dopo non dimentico neanche la foto di Motta di Livenza, che non so dove l'hai trovata. Con gli alpini, la liberazione del 4 novembre 1918. Pazzesco, guarda, bellissima, bellissima veramente, è stato veramente un piacere. Grazie Matteo e forza Vis. Grazie a voi e di nuovo buona serata a tutti.